Bentornati, bentornati, sono sempre io, siamo qui e appunto siamo qui, sono tornato su Elden Ring dopo tantissimo tempo, tantissimo che non streammo, non che non gioco, mezz'ora alla settimana, siamo nel DLC, sto operando in maniera altamente casuale, non so se lo sapete, è ancora la first run, livello 169, sono tutto piccolino. Allora, dopo aver fatto un giro su anche svariati altri giochi, tornando su Elden Ring ho notato proprio una qualità grafica 300.000 volte eccezionalmente superiore. Il gioco che insultavamo fino all'ultimo comunque rimane il capolavorello. Non canterei vittoria perché appunto qua abbiamo una missione altamente improbabile. Vabbè, una di queste possiamo usare. 2005, onestissimo. Arcano al 99, appunto. Sarà un lungo cammino, ma dai. E altre cose da poter fare, io non lo so, cioè questo è... Ma porca... Tipo Arcano mi passa su A, cioè ce l'avevamo lì, mi prende pure uno in più su sanguinamento. Oh mio Dio, no! 24. Qualche altro dannuccio. Boom, allora abbiamo finito, possiamo tornare alle nostre missioncine del Kaiser. Allora, la missione è appunto... Ne ho battuto uno. Non capisco perché questo non possa in nessun modo... cadere. Ma dai, ma sei stronzo proprio a non prender di me. Cioè, è troppo mongoloide sto gioco, non ce la faccio. Già più appena entrato sono. Non posso prendere di mira questo. Cioè, mi si gira piuttosto. Wow, tutte le patch che non servono a un cazzo su sto game. Niente, avevo finito il vigore purtroppo. Sto tremando. Niente. Di una lentezza drenale in confronto a un bestione con delle articolazioni 800 volte più grandi e quindi... No, ehi, non fare lo scienziato. Ehi, devo fare il geometra. Cazzo. Benissimo, almeno non ho bevuto... Porca puttana! Niente. Comunque il bello, adesso ci arriviamo qua anche più potenziati, no? Rispetto alle altre volte. Sempre potenziati? E che cazzo? Non serve neanche a spiegarlo. Posso svelarvi una cosa, un segreto. No, ma questo drago qua l'ho portato tanta vita così. L'avevo quasi ammazzato. Però ai primi tentativi, quando ero più una merda, quando ho iniziato a potenziarmi, ecco che ho iniziato a depotenziarmi. A su Arcano, ciao bello. Famoso tu sei per essere Arcano. Illegale! Devo cambiare tastiera a sto punto. Morto. Vedi chi c'entra in azione? Giacomino! Sprizza intelligenza da quegli occhietti. Raffica di colpi letami. Mi è arrivato a me. Porco Dio. No, sono morto. Erano morti tutti. Probabilmente eravamo liberi di fare il 2v1. Ah, non ce n'è altro. No, era la vita del mio socio. Questo gioco ha problemi oggi. Questo gioco ha dei problemissimi. Cioè, mi cambia la mira, ma sei proprio figlio di puttana. Cioè, sai cosa cazzo vuol dire? Sto già per uscire dal gioco appena entrato. E ci ho fatto anche i complimenti appena sono entrato. Il gioco che insultavamo fino all'ultimo comunque rimane il capolavorello. Schiacciare? No! Ma che fare? Mi conviene già prenotarmi la stanza in manicomio. Sei deciso? Mi hai notato questa volta. Cioè, ad attaccare questo va più veloce del cavallo che corre! Oh, cavolo! Come cazzo glielo spiego in Parlamento di fargli una legge? Per porca puttana è illegale sta roba qua! È illegale sta roba qua! Non hai capito, bisogna rivedere un attimino tutta la costituzione di sto gioco. Però... Via! Niente, via, ma via non va via. Attimissimo.
Non mi puoi colpire, Docro. Poi con la coda. Poi ce l'hai di. Ma vai, Docro. Io sto gioco fa merda. Ecco, il capolavoro il cazzo. Oh, là. E che non mi salta mai più in mente di essere di buon umore e fargli complimenti a una botta del genere. Ti denuncio da solo. No, 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 mi dispiace, mi dispiace tantissimo. Merda, saltati tutti i tempi. Niente, raga, alla prossima. Illegale! Devo cambiare tastiera a sto punto.